per me è stato un percorso difficile, è dura, non è facile come sembra, però ce la sto mettendo tutta grazie ai dottori, spero solo di farcela. Due anni fa, la storia di Maria Antonietta Rositani ha veramente colpito tutta l'Italia. Maria Antonietta è una donna, una madre, vittima dell'ex marito che le ha dato fuoco per vendicarsi delle sue denunce dopo 20 anni di violenze e maltrattamenti. Noi l'abbiamo seguita nei 2 anni durante i quali è stata sottoposta a decine di interventi e ha lottato per ritornare a casa dai suoi figli. Posso davvero dire che questa donna che è qui davanti a me ha lottato con tutte le sue forze, perché per molte volte ha rischiato di morire. Per molte volte ricevevo le telefonate di suo padre disperato, perché c'erano dei giorni in cui Maria Antonietta non ce la faceva più, stava lasciando, perché anche lei, che è una combattente, veramente doveva lottare contro l'impossibile. E invece lei ce l'ha fatta. E oggi è qui a parlare nel nostro studio. Oggi è qui. Non è più sul letto di ospedale. Non è più su quella maledetta macchina che state vedendo. Non è più sotto i maltrattamenti continui di Ciro Russo. Maria Antonietta è qui, davanti a me, è una donna libera, ma è una donna che deve ancora combattere. Ciao e ben Ciao arrivata. Ciao a te, Eleonora, grazie. Per me è un'emozione molto forte essere qui con te. Anche per me, guarda, averti qui. Oggi sei proprio... Non lo so, ricordo... mi sembri un angelo oggi qua, in questo studio. È forte. E nello stesso tempo mi sento a casa, perché voi mi avete accolto, supportata, e non potevo non essere qua oggi con voi. Abbiamo seguito davvero tutto Maria Antonietta, dal primo momento. Dal primo momento in cui noi abbiamo raccontato, guarda, io mi ricordo, ero in diretta qua, è arrivata questa notizia. E era veramente un giorno in cui dicevo non è possibile che sia successo questo. Era una diretta proprio, sai, di quelle che noi ogni giorno quando abbiamo una velina in mano, un'agenzia, raccontiamo. Ce l'abbiamo quella diretta, ce l'abbiamo, perché ero molto molto colpita da quello che era accaduto e non ti nego che io ho pregato tanto. Allora, vediamo. Ciao Maria Antonietta. Allora, Maria Antonietta ha fatto una nuova operazione questa settimana, vero? Sì, sì, questa settimana, esattamente martedì. Sai che è una gioia sentire la tua voce? Che ti racconto che questa settimana sono scesa in sala operatoria intorno alle 3. Pensavo di dover essere operata subito, invece mi è salita la febbre a 41. Mi hanno fatto scendere la febbre, mi hanno fatto aspettare e mi hanno operato. Risultati straordinari, meravigliosi. Devo condividere con questi dolori. Mamma mia. Più sono, come dice il dottore Maggio, più vuol dire che siamo pronti alla guarigione. Pensa.
Allora, questo è uno dei momenti in cui noi eravamo in diretta. Ecco, il primo giorno che ho dato la notizia è questo. Ed era il 13 marzo del 2019, per cui è passato più di un anno, di due anni. Guardate. Ciro Russo sta scappando. Voleva uccidere l'ex moglie, vederla bruciare viva sotto i suoi occhi. Per questo è evaso dai domiciliari. Ha fatto oltre 400 chilometri per raggiungere l'ex moglie a Reggio Calabria. Ieri mattina alle 8:40 si è avvicinato all'auto dell'ex moglie, ha aperto la portiera della macchina, le ha lanciato addosso del liquido infiammabile e le ha dato fuoco. Io mi trovo proprio qui nel punto dove ieri mattina alle 8:40 è avvenuto l'agguato. L'uomo sapeva di trovare l'ex moglie Maria Antonietta qui perché la donna aveva lasciato poco distante il bambino a scuola, stava percorrendo questa strada. L'uomo l'ha avvicinata, le ha gettato il liquido infiammabile e le ha dato fuoco. Allora, ecco, quello era proprio il primo giorno. Pochi minuti prima di essere aggredita dall'ex marito, Maria Antonietta aveva telefonato alla polizia, aveva saputo che l'ex marito era evaso dai domiciliari, temeva le potesse fare del male. Ascoltiamo questa telefonata. Polizia Reggio Calabria. Salve, mi scusi, la signora Rositani. Sì, sì. Sentite, c'è mio marito che è agli arresti a Napoli, però sono stata avvertita non so da chi che è scappato ed è da stamattina dalle 6 che sto avendo telefonate. E ho paura pure di tornare a casa. E chi ha avvertito? Come si chiama? Rositani come? Rositani Maria Antonietta. È già denunciato ed è agli arresti per maltrattamenti in famiglia in presenza di minore. È stato condannato a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni. Guardate, io sono fuori casa, ho accompagnato i bambini a scuola e ho ricevuto una telefonata che è scappato. Ma ai domiciliari era lui, signora, a Napoli? Sì, sì, a Napoli. Così mi hanno detto. Io non so, so solo che è dalle 6 del mattino che sta telefonando. Ho bloccato telefoni, tutto. Ora ho paura di tornare a casa. Come si chiama il suo ex marito? Russo Ciro. Controllate se è vero che è scappato, che non torna a casa, vero? Ma chi glielo ha detto, signora, che è scappato? Mi ha chiamato mio padre e mi ha detto così. Ora non lo so che sta succedendo, ma lui è dalle 6 che lui mi sta telefonando. Dove abita lei, signora? Via Palmi numero... Ora non lo so se hanno fatto qualche messaggio per paura oppure se è vero. Non lo so. So solamente che da stamattina alle 6:10 che è lui che telefona, addirittura pure con la sua voce. Nel suo nel suo numero di tele... Nella sua utenza telefonica, signora, chiama? Sul telefono di casa, che è stato staccato, e sul cellulare mio ha chiamato. Infatti mi ha detto perché io, non sapendo, ho capito che era lui, gli ho detto io ti denuncio per stalking. Non l'avessi mai fatto. Mi ha detto tu mi vuoi pure denunciare. Signora, ma a Napoli lui aveva... A Napoli aveva gli arresti, a Napoli sì. Voi avete chiamato a qualcuno? A personale dei carabinieri? No, non ho chiamato nessuno io. Quando è nato lui, signora? 21 febbraio 1977. Ho paura io. A Reggio? Sono a casa pure con una donna. A Napoli, a Napoli. A Napoli? No, Maria Antonietta, a Reggio, a Napoli, non capivano che era scappato e che... Io lo ripetevo semplicemente, ma loro non hanno fatto nulla. Alla fine mi dicono di farmi un giro. E io a quel punto decido invece di andare ai carabinieri. Ma purtroppo... Mentre cercavo di giungere al comando dei carabinieri, lui mi ha speronato e mi ha dato fuoco. Ma io chiamai anche mentre lui mi speronava. Pur non sapendo che era lui, ero sicura dentro di me che era lui, e ho richiamato dicendo che era arrivato mio marito e mi stava ammazzando in via Frangipane di venire ad aiutarmi. Continuiamo ad ascoltare queste telefonate. Io ho pure una a casa. Non posso tornare, ho lasciato i bambini a scuola. Ok, signora, voi siete a casa adesso? No, sono che giro con la macchina, perché ho paura. Se me lo trovo fuori dal portone di casa... Adesso, signora, ci sinceriamo di questa situazione, va bene? E come devo fare ora io? Che faccio? Dove vado? E giro con la macchina? Vada a casa, signora. Vada a casa. No, se è scappato è sotto casa. Resti in macchina allora, signora. Se non so se è scappato? Adesso noi, le ripeto, ci sinceriamo di questa situazione, eh? E mi può chiamare lei? Questo è il numero. E vediamo. Va bene, signora, va bene.
Mi chiamate, per favore? Ok, va bene. La richiamo io. Grazie. La saluto. Grazie, salve. Ad un certo punto Maria Antonietta ha la forza di chiamare di nuovo i carabinieri dopo l'aggressione, mentre cercava di salvarsi la vita. Sentite. Polizia Reggio Calabria, operatore. Mi ha messo benzina nella scuola, mi ha messo a fuoco, mi ha messo a fuoco, mi ha messo a fuoco. Pronto? Mi ha messo a fuoco. Dove? Pronto? 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 Rositani, via Palmi, il suo ex marito russo, questa ha chiamato. Aspetta un attimo. Pronto? 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 340. In via Frangipane? A che altezza? Pronto! Ok. Dice mi hanno messo fuoco. Pronto, ma infatti è la signora Rositani. E poi questo video. Allora, il video noi l'abbiamo commentato, sono stati tanti giornalisti, no? In quei momenti, in quei giorni, che commentavano questo video, che abbiamo visto tutti, il video in cui lui arriva, se possiamo mandarlo, grazie, in cui lui arriva e dà fuoco alla macchina, poi ad un certo punto arriva la polizia e cerca di bloccarlo. Allora, so che è molto doloroso tornare indietro in quegli istanti, Maria Antonietta. Te la senti di raccontare la dinamica di quello che abbiamo visto in questo video? Se possiamo continuare, chiedo alla regia di mandarlo in onda così. Certo. Era una giornata come le altre, avevo accompagnato i bambini a scuola. Poi, purtroppo, lui era evaso. Mi tocca difficile dire questa parola, Eleonora, evaso. Io sembrava di essere tranquilla. Fino al giorno prima avevo detto a mio padre ho paura. E lui mi ha detto stai tranquilla. Cioè a casa dei suoi genitori agli arresti domiciliari. Non ti può fare nulla. E poi l'indomani invece mi sperona, mi butta contro un muro, mi dà fuoco. Non contento, esco dalla macchina. Non so nemmeno io con quale grande forza, solo Dio me l'ha data. Gli vado incontro, lui mi dice muori e mi butta la benzina sul viso e mi dà fuoco, fuoco. Mi dà fuoco, cioè il padre dei miei figli mi dà fuoco. Io scappo, in quel momento gli rispondo subito, istintivamente, no, io non muoio, vado dai miei figli. C'era una pozzanghera. Ringrazio Dio in quel momento perché la sera precedente aveva piovuto, bevo di quell'acqua e incomincio a spegnermi, prima il viso, poi mi ruzzolo, mi alzo, lui mi stava a guardare, appena vede che mi alzo incomincio a correre, mentre io gli corro dietro, incomincio a spogliarmi perché il calore era orribile. Mi sono sentita nel fuoco dell'inferno. Cioè, una cosa assurda. Io se rivedo quelle immagini mi sembra di vedere con i miei figli un film di fantascienza. Però purtroppo non è fantascienza. Questa è realtà. Una realtà che per me si poteva evitare. E io in tutti i modi ho cercato di evitarla, fino alla fine. Scappo e poi trovo, tra virgolette, ristoro in un piccolo negozietto dove c'erano delle persone che assistevano alla scena, ma che purtroppo li capisco, cioè è stato forte vedere questo. E da lì subito il mio grido di aiuto verso i miei figli, avevo paura. Certo, avevo perché paura. Tu avevi paura che lui facesse del male anche ai tuoi figli. Sì, arrivasse dai miei genitori, da mia sorella, a casa c'avevo la nonna.
una nonna che abitava in casa con me. Mi Però noi in quel video vediamo che ad un certo punto è arrivata la polizia. Sì, la polizia è arrivata dopo che è stata chiamata. Io ero già dentro un negozio in quel momento. C'era la polizia. E l'ambulanza è vero che è arrivata solo dopo? Sì. Due ore? No, due ore no, però ce n'è voluto perché arrivasse. Perché infatti, c'è una testimonianza che dice che è arrivato dopo tanto tempo, sì, l'ambulanza. Sì, io il tempo esatto in quel momento, però ce n'è voluto, sì. Io ho fatto un giro di telefonate proprio mentre ero bruciata viva. Mamma perché in quel momento, sai, non capivo nulla. Non ricordavo nemmeno i numeri, non avevo il cellulare. La macchina aveva preso fuoco, quindi nessuno andava a prendermi il telefono. Avevo il cane, che però è morto. Cioè, tutto assurdo. Allora, fra poco entreranno degli ospiti qui nel nostro studio. Io voglio mandare proprio la prima volta in cui ti ho parlato. Eri su questo letto di ospedale, e io vedevo le lenzuola, c'era un separé, e sentivo la tua voce. Questa voce forte, profonda. Devo dire la voce di una guerriera. È la stessa voce che io sento in questo momento. È la voce che ci ha dato tanta forza. E tu non sai, Maria Antonietta, per me sei come una sorella. E ti ho vissuta come tutta la tua famiglia, come una di casa. Fra poco parleremo con tuo padre, con tua sorella. C'è anche tuo fratello dietro le quinte che non vuole parlare, ma ci siete entrati veramente nel cuore. Ricordiamoci quei momenti. Partiamo da una donna che sta combattendo da un letto di ospedale. Le ha rovinato tutta la faccia. Maria Antonietta è bendata in questo momento. Maria Antonietta è in diretta con noi. Ci senti, Maria Antonietta? Sì, buongiorno. In questo momento, la prima cosa che vorresti dire a Ciro, qual è? Me lo sono chiesto tante volte, sinceramente. Però è una domanda che non gli avrei mai fatto. Io lo conoscevo troppo bene, sapevo che andava a finire così. Sapevo che andava a finire così. Allora, Roberta Bruzzone, buongiorno. Buongiorno. Ciao Roberta, e dall'altra parte la sorella buongiorno. Di Maria Antonietta. Ciao, grazie di essere qua. Lei si chiama Valeria. E Valeria è sposata praticamente col fratello di Ciro, però è felicemente sposata col fratello di Ciro. Il fratello di Ciro è una di quelle persone che quando Ciro è scappato ha detto sta scappando, è scappato, attenzione, ok? Ha avvisato, forse ha avvisato vostro padre, ok? Allora Roberta, la prima domanda è questa. Tutto questo che stiamo raccontando si poteva evitare sì. In mille maniere, perché? Beh, cominciamo dalla tempistica di quella mattina. Purtroppo la risposta in termini di attivazione
da parte delle forze di polizia che sono state preallertate, perché la notizia che lui fosse in fuga e che insomma stesse dirigendosi purtroppo verso una meta ben precisa, perché voleva ovviamente, insomma, il suo obiettivo era quello di distruggere, uccidere, insomma, la sua ex compagna. È chiaro che tutto quello che è il tempo che si è sprecato, le telefonate che lei fa alle forze di polizia quella mattina, l'ultima della quale, se non vado errata, mentre stava andando a fuoco, quindi cioè, c'è stato un tempo infinito in cui potersi attivare per sottrarla a quella furia distruttiva, e questo non è avvenuto. Quindi questo è già un primo, secondo me, un primo elemento di criticità, a mio modo di vedere, davvero insuperabile e sconvolgente, perché qui c'è stato un errore madornale, proprio perché era chiarissimo che quest'uomo si era sottratto, era evaso dai domiciliari con un obiettivo preciso. Quindi la raccomandazione di andare a casa era un'altra raccomandazione che francamente ho trovato molto discutibile, perché se c'era un bersaglio preciso era proprio l'abitazione, certo, sua. Dopodiché, obiettivamente, ci sono tutta una serie di altri aspetti anche legati alla decisione di mettere domiciliari un soggetto con questo livello di pericolosità. Sì. Un altro aspetto che francamente io continuo a ribadirlo insieme a tanti altri colleghi da tanti anni: questo tipo di soggetti non può essere messo nella condizione di poter gestire i propri spostamenti banalmente violando il domicilio. Deve essere previsto il carcere sempre con questo tipo di soggetti. Aveva già minacciato lei di morte, aveva picchiato i loro figli, cioè era una situazione palese, insomma, chiarissima, il rischio di escalation era assolutamente evidente. Ma noi infatti ci siamo appellati proprio a quella sentenza, poi ve lo spiegherà il mio avvocato, ci siamo appellati proprio a quelle parole, cioè gli arresti domiciliari. Come si fa a dare a un soggetto che precedentemente era stato dichiarato pericoloso per sé e per gli altri gli arresti domiciliari? Allora, la paura che c'era anche per i tuoi figli, no? Nella deposizione immediatamente dopo l'agguato, la figlia di Maria Antonietta ricostruisce le persecuzioni telefoniche del padre ai danni della madre appena dopo la separazione. Ascoltate. Non avevo più visto mio padre dal gennaio 2019. Dopo la separazione dei miei genitori nel maggio 2018, quando mio padre era stato posto ai domiciliari, egli chiamava insistentemente mia madre, anche 20-30 volte di seguito se non rispondeva. Da gennaio del 2019 in poi chiamava chiedendo notizie di continuo di mia madre, dimostrandosi a conoscenza di particolari della sua vita: acquisto di un'auto nuova, uscita con le amiche. In particolare, nel corso di una telefonata durata 4 ore, mio padre aveva manifestato l'intenzione di tornare con mia madre. In un'altra occasione mi aveva chiesto aiuto affinché sponsorizzassi il loro ricongiungimento, minacciando vagamente ritorsioni contro mia madre se non l'avessi fatto. «Aiutami tu, se no poi». Mia madre, essendo infastidita dall'insistenza di mio padre, l'ha bloccato su WhatsApp per 3 giorni e anche sul social Facebook. Allora, questa tua figlia. Dopodiché c'è vostra mamma, Valeria. Anche vostra madre vi ha seguito in tutto quello che è accaduto. E poi dall'altra parte invece c'è la mamma di Ciro Russo, che è la mamma praticamente di tuo marito. Che cosa ha detto? Che non c'erano parole per quello che fosse successo. Penso che non ci siano parole per nessuno. È una storia, io le dico che la mia storia è un dolore nel dolore. La mamma di Ciro, mia suocera, di sicuro non voleva che finisse così, di questo ne sono certa. Penso che stia soffrendo, perché purtroppo il figlio ha fatto un gesto orribile che nessuno della sua famiglia può condividere, di questo ne sono sicura e ne sono certa. Mio cognato, l'ho sempre detto, te l'ho detto, è una persona straordinaria. Anzi, il marito di Valeria. Sì, il mio cognato Peppe, infatti mi sta aiutando anche con i bambini. È un dolore nel dolore, purtroppo. Non avresti mai immaginato questo gesto, invece sapevi tutto, sapevi, sì, che finiva così, hai detto. Io sì, l'ho sempre detto, ho sempre chiesto aiuto, infatti, anche al mio avvocato.
Ma purtroppo, ripeto, purtroppo tutti erano sicuri che gli arresti domiciliari non gli avrebbero permesso di compiere quel gesto e mi rassicuravano tutti così. Certo, rassicuravano, quindi, cioè... invece è successo quello che è successo. Allora, sentiamo la deposizione di Anna Cozzolino, che è appunto la mamma di Ciro Russo, in merito alla scoperta della fuga del figlio e agli arresti domiciliari nella loro casa di Ercolano. Allora, a un certo punto questa donna racconta che Ciro aveva messo dei cuscini sotto la coperta, proprio quando si scappa, no? Sì. E in maniera tale che nessuno si accorgesse in tempo che lui era fuggito. Perché? Perché lui aveva già premeditato tutto. Guardate. Ho visto che sul divano mancavano dei cuscini e d'impeto ho scoperto il letto di Ciro e ho constatato che lui non c'era. E al suo posto c'erano i cuscini del divano e il pezzo di sopra della tuta che indossava ieri sera prima di andare a letto. Voglio precisare che sia la tuta che i cuscini erano posizionati ad arte, riprendendo esattamente la sua posizione supina di quando si mette a dormire. Mio figlio Dante ha subito provato a chiamare Maria Antonietta, ma questa non ha risposto. Mio marito poi è scappato ad avvisare i carabinieri di via Marcello Venuti, di Ercolano, ai quali ha spiegato l'accaduto. Abbiamo capito che lui voleva fare qualcosa di male. Sì, voleva fare qualcosa di male. Infatti mio suocero, il papà di Ciro, mi viene strano, non so nemmeno io come poterli chiamare ormai, sono sincera, perché cioè è difficile. È andato direttamente ai carabinieri di Ercolano, ma loro gli hanno detto che dovevano accertarsi loro personalmente dell'evasione di Ciro. Cioè, quando lui andò gli disse... No, vabbè, io non posso credere. Gli disse testuali parole. Il padre che abita lì. Sono venuto qui, ho paura, è scappato, cioè, è andato dalla moglie, sicuramente gli farà del male. Gli hanno detto sedetevi, ci dobbiamo accorgere noi. Si sono fatte 9:30 che loro si accorgessero dell'evasione di Ciro Russo. Roberta. Bastava una chiamata. Bastava una chiamata ai carabinieri di Reggio Calabria e tutto questo non sarebbe successo. Nel momento in cui però è la segnalazione che arriva da un soggetto che è dentro la medesima abitazione in cui c'è il soggetto ai domiciliari, cos'altro ti serve come segnalazione? Ma non scherziamo. La segnalazione quella era più che sufficiente per far partire immediatamente la ricerca dell'evaso e cercare di neutralizzarlo. Quindi ripeto, qui c'è stata una gestione, perché la segnalazione dell'allarme, i suoi ex suoceri fondamentalmente, la fanno immediatamente dopo, e se si è accorti che lui non era più a casa, ben immaginando dove fosse diretto, no? Perché non mi pare che ci volesse proprio uno scienziato per comprenderlo, la segnalazione la fanno contestualmente, 9:30. Quindi, cioè, parliamo di una tempistica che si allunga ancora di più in cui Maria Antonietta avrebbe dovuto essere salvata. Allora, sentiamo il tuo papà che è collegato con noi. Ciao Carlo. Sì, come va? Ciao, buongiorno. Grazie molto. Eleonora, grazie. Mi dispiace non essere lì, purtroppo non sto bene, quindi sono dovuto rimanere. Che c'hai, Carlo? Quindi non sto bene, insomma, ho la pressione dal 24 dicembre, purtroppo ho la pressione alta, 180 anche stamattina. E non sto bene. Questi 2 anni mi hanno piegato, quindi non sto, insomma, sono 2 anni, insomma, una certa età, per cui... Carlo, tu sei un uomo forte, qua c'è una combattente davanti a me, c'è una combattente. Tu non ti devi lasciare andare perché veramente sei la colonna portante della famiglia, Tu me lo devi promettere, Carlo. Spero, però se no ve la lascio a lei, a mia figlia, perché voglio che è stata abbandonata un po' da tutti, mia figlia, da tutti, quando dico tutti, hanno sottovalutato tutto quello che lei oggi sta dicendo, che io lo racconto dal 12 marzo, di 2 anni fa. Tutti hanno sottovalutato quello che è accaduto a mia figlia. E io voglio lanciare un messaggio di pace e d'amore. Io non ce l'ho né con la magistratura, né con la forza, né con i carabinieri, né con la polizia. Non ce l'ho con nessuno. Io mi inchino, l'ho sempre detto il primo giorno, davanti al tricolore. Bacio le mani di tutte le donne e mi inchino. Però mia figlia lo vede per un attimino solo. E sono le parole di un padre che lo dice. Chiudere gli occhi
per un attimino solo, e lo dico anche a quelle persone che le sono state accanto e che non mi hanno nemmeno ascoltato, dico, provate a chiudere gli occhi per un momentino solo e immaginate che quella balla di fuoco sulla via Frangipane sia vostra figlia, non voglio addolorarvi. Ecco, io vorrei un mondo così, dove il dolore personale di una persona entrasse nei cuori di tutti, un popolo dove non c'è, c'è solo amore, dove la violenza non dovrebbe avere colori, né colore di bandiera, né di religione, e né la violenza è violenza per tutti. Ecco perché io mando solo un messaggio d'amore e di pace. Mia figlia è stata abbandonata, io vorrei che altri padri non dovessero piangere, perché io sono un padre fortunato, lei è fortunata, lei lo sto raccontando, io lo sto raccontando, altri genitori, figli, sorelle, stanno piangendo una persona cara in una lapide di un cimitero. Quante sono le donne che sono morte dopo aver denunciato? Io chiedo solo che ci sia più attenzione da parte dell'istituzione. Noi siamo stati abbandonati prima e dopo dell'istituzione. L'unica istituzione che è stata vicina, che io amo chiamare paese Italia Parapodio, è stato l'unico paesino di 2000 anime che c'è stato da quel primo giorno accanto. Ma io attenzione chiediamo, noi non vogliamo denaro, noi chiediamo attenzione, noi chiediamo chi ha, io parlo della famiglia, non potete immaginare quello che accade nella famiglia. Ecco, Valeria è lì, ha lasciato i figli solo e ha lasciato Peppe. Siamo 2 anni che noi andiamo avanti e indietro, un anno a Bari, immaginate un anno io, il Danilo, Rosario a Bari, venerdì saliva poi Valeria, saliva poi mia moglie, voglio ci alternavamo, ma io sono sempre rimasto lì, abbandonando tutto, ho abbandonato la famiglia. Cioè, quello che voglio raccontare a queste persone, a questi uomini politici che stanno lì in alto, che pensano solo a coltivare un po' di orticello privato e quello dei loro amici, fate più attenzione ai sofferenti. C'è gente che non ha da mangiare. C'è, io parlo di tutto, non solo di violenza domestica, parlo di tutti coloro che hanno bisogno. E l'Italia, lo stivale è formato dal povero, è una famiglia, dovremmo essere tutta una famiglia a volerci bene, altrimenti le cose non potranno mai cambiare. Ecco perché io chiedo una coscienza popolare, ci vuole, perché se ci arriviamo i nostri politici non faranno mai niente per Carlo, noi. Carlo, ecco. Ascolta un attimo, Carlo, noi ci conosciamo da 2 anni, quando Maria Antonietta stava, io non parlavo con Maria Antonietta perché lei chiaramente stava sul letto di ospedale, ripeto, più volte ha rischiato di morire, ci siamo presi degli spaventi enormi, perché poi quando stava bene dopo era, potete pensare, esatto, poi è entrata in coma. Allora io vi voglio spiegare, Carlo, io lo devo spiegare al pubblico perché tu sei così arrabbiato, non c'è solo la vicenda, diciamo, giudiziaria, ma è tutto quello che non è stato ascoltato, ma quello che è arrivato anche dopo per voi, perché intanto la paura di perderla continua, cioè pensate a questa famiglia che giorno dopo giorno, guarda, mi ci metto pure io, avevamo tutti paura di perderti, Maria Antonietta, perché ma un giorno stavi bene, poi il giorno dopo magari c'era qualche complicazione, per cui potete immaginare la sofferenza di questa famiglia, di questo padre che state vedendo. Ad un certo punto, 3 mesi dopo un nostro collegamento, dove tu avevi fatto vedere per la prima volta la tua faccia al volto, così di lato, e poi magari lo mandiamo dopo quel pezzo, però io voglio far capire al pubblico perché Carlo è così arrabbiato, così provato, e io adesso mi preoccupo pure per te, Carlo, perché invece tu devi essere forte, tu devi ricordare che non sei solo, e questa cosa che non è vero che siete stati abbandonati. Aspetta un attimo, Carlo, allora mandiamo questa parte dove Maria Antonietta ad un certo punto, se sta l'estate scorsa, non questa, l'altra estate, c'è stato un momento in cui veramente abbiamo temuto tanto, noi eravamo sempre al telefono di giorno, di notte, ok, perché poi è entrata in coma, ci sono state delle complicazioni polmonari in una notte, e veramente è stato un momento di grande grande paura. Poi tu ti sei collegato con noi e ci hai raccontato tutto, sentite. È successo che il 20 luglio all'improvviso nella notte si è sentita male ed è stata portata in sala operatoria per un piccolo intervento di 10 minuti per applicare il microchip
al collo. Un intervento poi durato 4 ore, eravamo con Danilo quella notte, non sapevamo cosa pensare. Quando poi dalla porta della sala chirurgica uscì il chirurgo e mi disse: l'abbiamo persa per 90 secondi e è salita in cielo. Grazie a Dio poi è ritornata, ce l'ha restituito il buon Dio ed è ancora con noi. Non sta bene, è diversi giorni che sta male, è poco vigile. E è a terra sia fisicamente che mentalmente. Sono 6 mesi, tra pochi giorni, da quel 12 marzo, sono 6 mesi. Allora, Carlo. Mi ricordo perfettamente quello che dai. Però ti vorrei dire, se posso, Eleonora, lì io ho perso mia madre per questo motivo e non lo posso cancellare. Ho perso mia madre perché mia madre è venuta a conoscenza 20 giorni prima, cioè è morta il 21 febbraio, 10 giorni prima scopre la verità su Maria Antonietta. Non poteva immaginare che il principe azzurro, insomma, è una donna di 92 anni, insomma, si è lasciata andare ed è morta. Non ha più mangiato, ed è morto, il cagnolino è morto. Quindi ci sono... Ecco, io sono seduto qua nel tavolo dove mangiava mia madre, insomma, sono a casa sua, va bene, dove vive Antonietta. È morta mia madre, è morto un cagnolino e nessuno ne ha parlato, nessuna associazione che si interessa di animali ha spiegato 2 paroline per quel cagnolino. Dove c'è il verbale, agli atti, dove il veterinario che l'ha curato proprio scrive morto nel tentativo di salvare la sua padroncina, perché lui si è lanciato. E poi al tribunale gli tolgono 2 anni, perché lui è riuscito a dimostrare che non sapeva che all'interno della macchina ci fosse anche il cagnolino. Insomma, mentre lui aveva visto bene il cagnolino. Voglio dire, ci sono tante cose... povero Duke, insomma, avanti, è morto un cagnolino e quello che ha fatto l'ha fatto davanti a una scuola pubblica e lui si era, ecco, una cosa che molti non sanno, lui il primo giorno che andò agli arresti domiciliari si fece comprare un salvadanaio dalla famiglia. Lo scopo qual era? Mettere le mordine là dentro affinché potesse lui raccogliere una certa somma di denaro e per poter fuggire. Questo lo dichiara la mamma di Giro Russo e agli atti, dove lui quella mattina ha rotto il salvadanaio quando scappò e con 400 euro, qualcosa del genere. C'è stata una prima condanna? Sì, in primo grado. 18 anni e 3 anni. 18 anni. 18 più 3 di libertà vigilata. Il 25 però c'è l'appello, perché lui si appella a questa condanna. Allora, avvocato, il 25 ci sarà l'appello. Che cosa vi aspettate? Cosa ha chiesto la difesa? Buongiorno intanto e grazie per il suo invito. L'appello sarà trattato il 25. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo chiaramente che la sentenza venga confermata. Non vi è motivo da parte nostra di pensare il contrario, perché è una sentenza ben motivata, ben articolata, è una sentenza che ha come base delle prove che sono indiscutibili, quindi vi sono delle prove per immagini, vi sono delle testimonianze a supporto, vi è soprattutto fondamentale la dichiarazione della signora Rositani raccolta nell'immediatezza del fatto, appena ricoverata in ospedale, che è sempre stata lineare e concordante anche con le dichiarazioni rilasciate in fase di incidente probatorio. Non dimentichiamo che la vicenda di Maria Antonietta è una vicenda gravissima e il dottore Bombardieri, che ha presenziato e partecipato all'udienza e che devo dire ha svolto un lavoro egregio unitamente alla dottoressa Paola D'Ambrosio, ha avuto modo in quell'occasione di specificare questo, e cioè un fatto del genere a Reggio Calabria non si era mai verificato, e ha chiesto il massimo della pena e l'esclusione delle attenuanti generiche, cosa che è stata accolta dal giudice di primo grado. È stata accolta questa... Cioè...
perché per forza. 18 anni. Beh, ripeto, ma 18 anni in un contesto di questo tipo, purtroppo non è cessata la pericolosità di questo signore, cioè questo resterà pericoloso per il resto della sua vita, questo Perfetto. È l'elemento su cui bisogna riflettere. Ora, 18 anni di cui scontati, adesso cos'è, un anno sostanzialmente, perché aveva già scontato la precedente condanna per maltrattamenti, stava sostanzialmente, era ai domiciliari perché stava scontando la pena residua sostanzialmente della precedente condanna. E in virtù di quello che l'ordinamento ai noi prevede sotto questo aspetto, quindi in questo senso è sempre molto delicato fare delle valutazioni. Ora c'è questa condanna che francamente, mi allineo all'avvocato, non trovo elementi per poter ipotizzare una, diciamo, un alleggerimento perché della pena finale, verso, diciamo, ma parliamo di comunque di un soggetto che rischia tra altri 6 anni di tornare in una condizione di scarsa vigilanza. Questo non è il punto. Non lo rinunciamo a finire quello che aveva incominciato. Problema, perché a guardi signora, da quello che ho visto, questo è pericolosissimo. Parole di pentimento? Lui assolutamente no. Non l'ha mai avuto, non l'ha mai dimestrato. E nemmeno quando è venuto incatenato a Bari, con le mani e con i piedi, ha urlato la sua voce affinché io la potessi ascoltare. E ti posso dire che sembrava che fosse venuto per un viaggio di piacere. Mamma mia. Orribile. Allora, vediamo un testimone oculare di quel giorno, che cosa ha raccontato, perché poi chiaramente sono tutti gli atti e le carte del processo. Che cosa ha raccontato di quella mattina? Sentite. Intorno alle 8:30 mi trovavo all'interno del negozio di parrucchiere di mia moglie denominato sito in via Frangipane, Trapani. All'interno del negozio eravamo io, mia moglie, mia suocera e 2 clienti, di cui non so dirvi il nome. All'improvviso abbiamo sentito un forte rumore proveniente dalla strada e io sono uscito subito fuori e ho visto alla distanza di circa 30 metri un uomo che agitava le braccia con una bottiglia in mano che cospargeva il tetto e il parabrezza dell'autovettura di colore grigio scuro, messa a spina di pesce, e un'autovettura di fianco di colore scuro, di cui non so dirvi il modello. L'autovettura prendeva immediatamente fuoco e nel contempo prendeva fuoco anche il giubbotto dell'uomo, che non avevo mai visto prima. Allora, un altro racconto di un altro testimone. Lì presente sempre quella mattina. Ascoltiamo. L'uomo si toglieva subito il giubbotto e saliva a bordo dell'autovettura che era di fianco alla e scappava, dirigendosi in direzione porto. Dall'autovettura in fiamme usciva una donna con vestiti pure in fiamme e io e mia moglie prestavamo subito soccorso facendola entrare all'interno del negozio. Io, essendo una donna che preciso non conoscevo, sono rimasto all'esterno poiché era seminuda. Mia moglie e mia suocera gridavano che era stato il marito della donna, in quanto la stessa gliel'aveva riferito. Mia moglie ha telefonato subito al 113 ed è arrivata la volante e dopo 5 minuti circa sono arrivati i vigili del fuoco e 20 minuti dopo è arrivata l'ambulanza. Aggiungo che nemmeno mia moglie conosceva la donna e nemmeno l'uomo. No, purtroppo se mi faceste vedere delle foto non sarei in grado di riconoscerlo, poiché come vi ho sopra riferito l'uomo autore del fatto criminoso agitava le braccia e quindi il volto non si vedeva. Non ho altro da aggiungere. Allora Maria Antonietta, ci sono state tante persone qui nel nostro studio che dei tanti collegamenti ti hanno seguito. E c'è qui Sandra Milo, che è arrivata proprio per salutarti. Ciao Sandra. Ciao. Ciao. Ciao amore. Ti voglio molto bene. Sei una donna fortissima. Grazie. grazie di tutto, veramente. Col cuore proprio. Grazie, sei un esempio. Ecco, c'è stato un momento in cui ad un certo punto non sapevamo che cosa volessi fare tu, se mostrare una parte del volto o no, perché era uno di quei giorni in cui tu avevi iniziato a stare bene con questi medici straordinari che ti operavano in continuazione, erano continue operazioni perché praticamente le bruciature
continuavano a consumarti la carne da dentro, no? Bari mi ha salvato la vita, il dottor Maggio, straordinario. E allora a un certo punto, era gennaio, e tu hai deciso di mostrare una parte del tuo volto. Perché lo hai fatto? Lo hai fatto perché era un segno di libertà, un segno di qualche maniera di vittoria, ok? Guardate. Io voglio che questo processo sia, la pena sia esemplare, non solo per me, ma per tutte quelle donne che subiscono e hanno subito violenza, affinché questi uomini che vogliono rovinare completamente, estirparti la vita, possano capire che in quel momento anche la loro vita finisce. Quindi stop alle violenze, stop a tutta questa vulnerabilità. Donne, dovete denunciare perché la giustizia c'è, io ci credo, ci ho sempre creduto. E per questo ho sempre lottato. Non permettete di farvi ridurre così, anche perché purtroppo, Eleonora, c'è da dire anche una cosa: non è facile. Io sono qua in un letto di ospedale, però la mia famiglia è completamente distrutta. Mamma mia, Valeria, che anni sono stati questi? Cioè, papà è tanto provato, eh? Dai primi collegamenti che facevamo, proprio siamo tutti provati da questa situazione. Io non posso mai dimenticare la telefonata nella notte di mio padre, dove ci diceva che Maria Antonietta stava male, che era entrata in coma. Quella è stata la telefonata più brutta della nostra vita, perché sapere di poterla perdere è stato dilaniante. Averla qui è bellissimo, ci fa capire che le donne ce la possono fare e ce la devono fare. E vedere lei che riceve tante telefonate di donne che vogliono un suo supporto è una cosa bellissima per me. Cioè, ci dimostra la forza che lei ha giorno per giorno. Perché la vedete lì seduta, però... Certo. Lei porta i segni sul suo corpo della battaglia che sta facendo. Io praticamente Maria Antonietta l'ho conosciuta dalle sue mani e tutto il pubblico, guarda, tu non sai i messaggi, mi stanno scrivendo i nostri social manager del programma, stanno scrivendo che c'è tutto il pubblico che ci sta guardando, tutti i social, sono tutti per te, dalla tua parte. Io quello che volevo dire anche al tuo papà, che non siete soli, perché non potete immaginare che seguito di persone che ci sono, che sono veramente solidali con te, che ti sono vicine, che hanno pregato per te in tutti questi 2 anni, perché tu ce la facessi, perché il pubblico ti ha conosciuta così, dalle mani tutte ustionate, bruciate. Guardiamo. Sono molto emozionata di essere qua con voi di nuovo. Sono felicissima, sono piena di speranze, ma allo stesso tempo piena ancora di un po' di paure. Per me è stato un percorso difficile. Realizzare quello che mi stava succedendo non è stato facile. All'inizio purtroppo non l'ho realizzato e l'ho realizzata alla fine. Quindi è dura, non è facile come sembra, però ce la sto mettendo tutta. Spero solo di farcela, questo chiedo. Spero solo di potercela fare. Cosa provi rivedendo queste tue interviste, Maria Antonietta? Adesso che sei qua e che insomma ti trovi davanti già ad un processo, insomma, che è già passato con un primo grado, fra un po' l'appello, però che sentimenti provi? È un mix di emozioni, emozioni belle, ma purtroppo non possono ricordare quel dolore atroce che mi ha perseguitato. Cioè, è un dolore che non ha cura a nessuno, nemmeno a chi mi ha dato fuoco. Nemmeno a Ciro? Nemmeno a lui lo ha posto di provare questo dolore? No. Perché penso che per avere superato veramente quel dolore
Solo Dio mi ha aiutato. Solo lui. Quindi non glielo posso augurare nemmeno a lui. Io a lui posso solo augurargli che si possa pentire di quello che ha fatto a me davanti agli occhi di Dio per non arrivare davvero all'inferno, perché io ci credo. E chiedo giustizia. Per me, non solo lui, tutti quelli che vogliono ammazzare qualcuno dovrebbero morire in carcere. E basta. Guarda, adesso noi facciamo un collegamento, Roberta lo sa perché ci stiamo occupando da tempo anche di questo caso. È un caso che c'è a Faenza, c'è il nostro Edoardo Lucarelli, è morta una donna, si chiamava Ilenia, questa donna. E il marito non solo non aveva accettato la separazione, ma c'erano state questioni economiche, c'era un processo. E proprio di ieri sera la notizia che lui ha mandato una persona ad ucciderla. Pensa che poi per scusarsi ha anche detto no, ma volevo solo spaventarla. E pensa, la notizia proprio di ieri, è che non era la prima volta che lui provava a mandare una persona ad ucciderla. Era la terza volta. E due tentativi non erano andati a buon fine. Edoardo. Sì, buongiorno Eleonora. È una storia che aggiunge dolore a dolore, che è diventata davvero surreale per la sua crudeltà. Lo dicevi ieri sera, sono arrivate queste indiscrezioni che provengono dal verbale che era stato segretato, quello del 17 marzo scorso, dell'interrogatorio dell'assassino di Ilenia, Pierluigi Barbieri. Come dicevi giustamente, quello che purtroppo poi è andato a buon fine il 6 di febbraio era il terzo tentativo di uccidere la povera Ilenia. Nei primi due casi non erano riusciti Nanni e Barbieri, perché la prima volta il Nanni aveva fatto tardi e quindi aveva fatto saltare il piano. Nella seconda occasione Barbieri non aveva trovato la stanza da letto dove dormiva la povera Ilenia. Settembre e ottobre, poi purtroppo a febbraio tutto è riuscito quella maledetta mattina. Ma poi emergono altri particolari che sono agghiaccianti, perché abbiamo sempre detto Ilenia si è difesa come una leonessa, ha cercato di resistere a questo omone di quasi 1,90 m che stava cercando di ucciderla. L'uomo avrebbe cercato di utilizzare per ucciderla il manico di un martello che poi è stato ritrovato dagli inquirenti vicino a una piazzola della A14 dell'autostrada. Poi l'ha inseguita e alla fine l'ha uccisa con quel coltello di ceramica bianca. Quindi altri particolari altrettanto cruenti e terribili, perché nell'autofficina di Claudio Nanni, l'ex marito, l'uomo con cui Ilenia, pensate, era stata per 19 anni, con il quale aveva avuto una figlia, Arianna, che adesso ha questa vita sconvolta, ebbene lui aveva pianificato l'omicidio acquistando un grosso trolley all'interno del quale, ha detto il barbieri, doveva dopo l'omicidio mettere il corpo di Ilenia. Aveva acquistato dell'acido che è stato ritrovato nella sua carrozzeria, con cui doveva cercare di smembrare il più possibile questo corpo, e poi aveva fatto una buca nelle campagne faentine, perché aveva detto al barbieri, sempre secondo il racconto del killer, dopo devi buttare tutto in questa buca e coprirla. Insomma, particolari davvero che fanno rabbrividire di una storia che ci ha davvero sconquassato, anche perché già quello che era successo era davvero terribile, ma apprendere di questi particolari è ancora più doloroso. Allora, mandiamo un attimo al cartello di fine prima parte, per cortesia, grazie. Allora, Roberta, tante storie che purtroppo si assomigliano, in maniera diversa, in posti diversi. Queste però sono ancora più dolorose, se ma mi permetti. Ma è incredibile, no? Perché quello si è giustificato, Claudio Nanni, dicendo ma volevo solo spaventarla. In realtà era già la terza volta, queste sono le confessioni di Barbieri, del killer, era già la terza volta che voleva ucciderla, non solo, ma doveva ucciderla e farla sparire. Sì, non solo, però c'è un altro passaggio, esattamente come è successo con Maria Antonietta, è per questo che sono storie ancora più dolorose da raccontare, perché queste sono donne che avevano denunciato, che hanno chiesto aiuto,
che hanno segnalato. Nel caso di Ilenia la sua denuncia è stata archiviata, non ce lo dimentichiamo. E lei in quella denuncia, il testo è sconvolgente, perché c'era una brutalità, una violenza e anche una distruttività che emergeva chiaramente, eppure è stata archiviata quella denuncia. Nel caso di Maria Antonietta c'è una sottovalutazione veramente sconvolgente, credetemi, di una condizione di allarme, di pericolo oggettivo. Quindi il problema grosso è vero che le donne ce la fanno, ma vanno aiutate a farcela, ci siamo? Certo. Perché se noi continuiamo a dire in TV, in tutte le occasioni possibili, dovete dire basta, il momento migliore per finire queste storie è adesso, però poi dobbiamo fornirgli una rete di supporto. Qui abbiamo addirittura delle donne che segnalano, che fanno sacrifici enormi e pagano un prezzo altissimo. Maria Antonietta ce l'ha nella carne scritta la sua storia e ce l'avrà per sempre. E Ilenia non è più con noi e questo disegno criminoso andava avanti da diversi mesi in maniera deliberata, lucida, sconvolgente. Quindi, ripeto, che cos'altro dobbiamo fare per queste donne? Cioè, ma ci vogliamo decidere davvero ad aiutare queste persone a uscire dalla violenza o continuiamo a raccontarci tante belle cose quando siamo davanti ai convegni, quando siamo nelle occasioni pubbliche e poi da quando c'è da fare qualcosa di oggettivo invece ci girano dall'altra parte perché dobbiamo andare a prendere il cornetto e il cappuccino al bar? Cioè, ragazzi, basta, è una cosa che a me veramente mi fa indignare profondamente, mi fa arrabbiare in maniera, mi fa infuriare, ecco, insomma, perché non è possibile, sono tutte storie drammaticamente annunciate, il finale tragico era noto. Non è possibile che continuiamo a raccontare nel 2021 le stesse identiche storie. E stavolta queste donne hanno denunciato, quindi non c'è neanche l'alibi tremendo della mancata denuncia. Quindi veramente non so cos'altro dirvi, guardate. Io non mi posso proprio disgustare. La mia prima denuncia, il 19 dicembre, chiedo aiuto del 2017 e chiedo aiuto perché Ciro aveva dato botta a mia figlia procurandogli la fuoriuscita di sangue. Io spaventatissima là ho avuto la forza di chiedere aiuto. A quell'aiuto perché aveva massacrato di botte tua figlia? Sì, certo. Che aveva quanti anni? 19. Annie si era messa in mezzo per non farmi dare botte e a quel punto lui ha reagito. Classico. Io allora a quel punto ho avuto la forza davvero di chiedere aiuto. Ho chiesto aiuto, sono arrivati i carabinieri. Care Leonora, oggi ti dico e dico a questa persona per la prima volta, se si ricorda di me, gli ho chiesto aiuto, è venuto a casa, si è permesso di dirmi, a me e a mia figlia, quante volte un papà dà uno schiaffone alla figlia? Quante volte sarebbe il caso di levare la divisa a questa gente? Una e ha avuto il coraggio di dirmi quante donne chiedono aiuto. Bisogna vedere se domani venite a denunciare. Bisogna levare la divisa subito. Dovete denunciare, lei deve dire chi è. Deve andare a fare una denuncia perché è una cosa di una gravità ignobile. Per cui questa gente non può stare al servizio dei cittadini. Non ci può stare, perché non ha capito proprio niente. Sono andata a denunciare, c'era un altro maresciallo, chiedo aiuto. Gli dico, vi prego, non mi mandate a casa, io ho paura. Io ho paura, sono un morto che cammina. Se torno a casa e lui lo scopre che sono venuta qua, mi ammazza. Mi ha detto, torna a casa, che noi arriviamo. Immagino. Non è arrivato mai nessuno. Non però sono arrivato. Mai. La mia denuncia era in un cassetto con un bigliettino sopra. Ci sono le feste. Da elaborare dopo le festività. Certo. È brutto però pensare. Così insieme alla denuncia si organizza anche il funerale, non possa no? Due aiutare queste pezzo persone. Di perché siamo qui a parlarne perché mia sorella ce l'ha fatta. Però quante persone hanno la forza, è vero, di denunciare, però poi non vengono seguite dalla giustizia. Cioè sentirsi dire tornate a casa, queste donne vanno aiutate. Perché se noi andiamo se noi adesso siamo qui a dire denunciate, le donne denunciano però poi non vengono seguite dallo Stato, dalla giustizia, ma vengono abbandonate in un cassetto. Allora hanno ragione le donne ad avere paura, perché dicono a me chi mi aiuta, chi ci difende da queste persone? Nessuno. E quante altre volte ho denunciato lui e Leonora? Bisogna insieme cercare di... Ma lei quando lui mi stava arrivando per ammazzarla, mi ha chiesto aiuto, ci hanno messo 3 ore e mezza per intervenire. Mi dicono, il mio avvocato mi dice, vai alla questura e denuncia. Sono andata alla questura e ho denunciato. Non hanno fatto nulla. Vai alla polizia postale. Vado alla polizia postale, denuncio. Ma perché nessuno ha controllato che Ciro Russo usasse mezzi di comunicazione? Perché nessuno si è interessato di vedere che lui tranquillamente faceva la sua vita pubblicando e diffamandomi dappertutto? Nonostante e spaventandomi forse gli arresti domiciliari. Ma sì, poi soprattutto, Leonora, glieli facevano i controlli a Ciro Russo? Immagino. Come ha fatto a scappare con tanta tranquillità?
Beh, se non aveva il braccialetto elettronico, al momento in cui scappa, il tempo di inseguirlo, anche perché ha preso una macchina, ha fatto 400 km per venirti a bruciare, per cui comunque... Però pensare che bastava un braccialetto elettronico per salvare la vita di mia sorella... Noi su quella sui braccialetti elettronici... un secondo. Allora, quella, bastava che dessero ascolto alla segnalazione, autori, scusate, senza andare a scomodare la tecnologia, bastava che ascoltassero immediatamente la segnalazione che è stata fatta, non è che non è stata fatta, altro che braccialetto per ben due volte. Bastava che ascoltassero lei che continuava a dire mi sta inseguendo, vuole ammazzarmi, mi sta bruciando viva. Cioè, questo è il problema, ragazzi. Abbiamo sentito la telefonata. Non troviamo sempre degli alibi. La gente deve fare il suo lavoro. Questo veramente è un appello. Quando avete una denuncia di questo tipo, non sottovalutatela, nessuno deve né le istituzioni, né le forze dell'ordine, né un vicino di casa, né un'amica, né una parente, né una sorella, né un amico. Mi raccomando, non sottovalutate questo tipo di denuncia, perché sottovalutare significa mettere a rischio quella persona, rischio di vita. Quante donne si sarebbero potute salvare se quelle denunce fatte in qualsiasi maniera. A volte ci sono anche delle denunce verbali che vengono fatte a un'amica, a un conoscente, ma quel conoscente ha il dovere di andare dalle forze dell'ordine di aiutare e di far partire una denuncia d'ufficio. La legge lo prevede, lo possono fare anche le altre persone. E di far partire una denuncia d'ufficio. Attenzione, perché questi gridi di aiuto non vanno mai sottovalutati, mai. Ma purtroppo c'è molto omertà, Eleonora. C'è omertà, c'è tanta gente che non vuole storie, non vuole avere rotture di scatole. Diciamoci la verità, sì. tante persone che si girano dall'altra parte, sì, perché tanto, se no, poi pensano, poi viene a fare del male pure a me. Perfetto. E lasciano solo le donne. Questa è una verità, purtroppo. Sì. Poi ci sono anche tante brave persone, tante persone che aiutano, però c'è tanta gente che gira la testa. E tante altre si allontana per paura, che tu non gli crei problemi. C'è tanta gente che gira la testa. Affidatevi ai centri antiviolenza, affidatevi a loro, che sono dei professionisti molto validi in tutta Italia. Questo noi ci teniamo a dirlo. Allora, il tuo papà non c'era quella sera, tu hai ricevuto un premio molto importante, che questo sì, premio Camomilla, un premio che da anni aiuta tante donne in difficoltà. Vediamoli quei momenti insieme. Guarda lì. Nel periodo più buio per l'Italia brilla la luce della solidarietà, della forza e del coraggio di tante donne che non si sono lasciate schiacciare dalla violenza e dal dolore. A loro è stata dedicata Women for Women, premio Camomilla. Non sentirsi più libere, non sentirsi più amate, apprezzate, ma piuttosto ferite, isolate, umiliate. Già questo basta perché si venga private della propria vita. Come un tumore, anche la violenza psicofisica subita colpisce nel corpo, nell'anima e nella mente, e se non ti uccide lascia segni perenni. Lo sanno bene Maria Antonietta, Nicoletta Cosentino e le tante donne che hanno vissuto la violenza ma senza arrendersi. E lo sanno le tante eroine moderne e i tanti eroi che si sono distinti per aver dato un contributo importante alla lotta contro la violenza di genere. Ho la fortuna di avere una voce più ascoltata di altre e quindi il minimo, no, è cercare di far risuonare storie di chi non ha le stesse fortune che ho io. Si sa che quando si parla di violenza, no, contro le donne, c'è questo problema enorme che non hanno la forza e il coraggio di denunciare. Sono anni in cui io, come tanti altri, ci stiamo battendo in prima persona nel lanciare appelli, nel sensibilizzare le coscienze, ma siamo ancora molto molto indietro rispetto a questo problema. Le donne che possono raccontare sono simbolo del dolore, ma anche del riscatto di chi ha reagito ed è tornato alla vita. Allora, Carlo, forza, forza, andiamo avanti insieme. Ti prego. Ma io volevo fare una sola precisazione. Quando io parlo che siamo rimasti solo, escludo te che sei stata con noi dal primo giorno, te e Roberto Attinelli. Sono italiane e famiglia ormai, è nel cuore della famiglia Rosicani. Sono italiane e Daniela e tu, Eleonora, sei stata con noi, abbiamo parlato al telefono quasi ogni sera da quel 12 marzo. Tu sei stata con me, amica,
e compagna, diciamo, in questa tragedia che ha colpito la mia famiglia. E poi ci sono tanti volti sconosciuti che ci hanno dato la mano. Poi non posso dimenticare a Donaldo, che sei stato vicino, poi al Presidente della Repubblica. Quando parlo di istituzioni, chiaramente io mi inchino davanti a Papa Sergio Mattarella, perché amorevolmente io scrissi quella lettera dandogli del tu, Papa Sergio Mattarella, da papà a papà, se ti ricordi. E mi ha telefonato, quindi tutto questo grazie a Storia Italiana, grazie a te, al tuo cuore, alla nobiltà, alla tua umiltà che hai e che porti dentro. E i tanti messaggi belli che hai dato stamattina dal tuo importante salotto qui d'Italia, che io definirei salotto bellissimo, perché insomma riesci a portare delle storie e entri nel cuore della gente che ti ascolta. Vorrei ringraziare la dottoressa anche abruzzese. Bruzzone. Va bene che ma l'età voglio chiedo scusa, dottoressa, la destra la Bruzzone, e ho la febbre, non sto bene. Però mi inchino a lei. La vorrei, anche se questa tempesta che è fuori dal tiro, non, che le devo dire, non mi permette di, non ci permette di abbracciare, ma simbole, prende questo mio abbraccio a lei. Lei ha detto delle cose meravigliose. Guarda, quelle cose dal 12 marzo. Dal 12 marzo. Ecco. E quindi voglio ringraziare, e poi chiudo, il Presidente della Repubblica, Sua Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria, dottor Mariani, che mi è stato vicino, che mi è stato vedi vicino. Allora Carlo, ci sono un sacco di messaggi che ci sono arrivati da voi, telespettatori, vi ringrazio, sono tutti per Maria Antonietta Rositani, tanti, qualcuno te lo leggo, un grande abbraccio a questa meravigliosa combattente, guarda, viene da piangere, felice di vedere che stai bene, un abbraccio con tutto il cuore, contentissima di rivederti, tanti auguri, complimenti per la tua tenacia, la tua forza, che Dio ti assista sempre. Adesso, dice questa persona, lo Stato deve dimostrarci come ci si comporta con questo essere e soprattutto rimediare ai tantissimi errori fatti a spese di questa signora. E poi tanti, tanti altri. Non sentirti mai più sola. Eleonora? Grazie. Eleonora, posso dire una cosa? Io ti ringrazio, ringrazio Storie Italiane, però volevo fare, perché mi esce dal cuore, vorrei chiedere a chi può aiutare mia sorella anche clinicamente parlando in questo percorso di rinascita che lo faccia, perché lei ha bisogno di tante cure, di tante operazioni e io voglio che lei si ritorni a sentire bella per i suoi figli e per se stessa. Quindi io chiedo a chiunque possa dare una mano a mia sorella di farlo, perché noi accettiamo qualsiasi tipo di aiuto clinico perché lei ha bisogno. E io sono qui per darle una mano, io e tutta la sua famiglia. Bene. Grazie, speriamo che questo appello venga raccolto da qualcuno. Grazie Leonora, grazie perché ho rivissuto dei momenti, però li ho vissuti con te e mi hai dato forza per andare avanti, mi hai emozionato, è stato forte, ma ti voglio bene. Grazie, grazie veramente dal cuore, grazie. Grazie di essere stata qua.